Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera a tutti e grazie. Tre anni fa molte persone, alcuni scettici o alcune persone del Movimento 5 Stelle a loro insaputa si domandavano: saranno capaci di entrare in Parlamento e di fare opposizione per la prima volta dopo 20 anni di spartizione di potere e di compromesso? Credo che a questa domanda abbiamo risposto in maniera affermativa, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo dimostrato che è possibile fare opposizione in questo Paese e a non sottostare ad osceni compromessi e a spartizioni di potere sulla pelle dei cittadini. Un'altra domanda che si facevano: ma sarà possibile che dei parlamentari possano entrare in Parlamento e tagliarsi gli stipendi o restituire 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? Ce l'abbiamo fatta. Un'altra domanda che si facevano: sarà mai possibile fare politica con pochi soldi? Questa enorme manifestazione l'abbiamo realizzata grazie a piccole donazioni dei nostri cittadini lobbisti, perché noi abbiamo un lobbista, il popolo italiano. E grazie al lavoro di tanti volontari. I volontari nello stand per i bambini hanno giocato con 600 bambini tra ieri e oggi. 600 bambini. E questa manifestazione, con donazioni medie di 20-30 euro a persona, siamo riusciti a realizzarla. E non c'è una sponsorizzazione, perché guardate, il discorso è sempre legato ai soldi. Il Movimento 5 Stelle si finanzia in questo modo, attraverso migliaia di cittadini che vengono qua, magari mangiano una pizza, danno 5 euro e pensano ad un'Italia migliore. Il Partito Democratico si finanzia in un altro modo, arriva Salvatore Buzzi, gli dà migliaia di euro di tangenti e si mangiano Roma. Questa è l'enorme differenza. E dobbiamo capire che anche in tema di politica estera alcune decisioni evidentemente vengono dettate non dal rispetto dei diritti umani o dal diritto internazionale, ma esclusivamente per spartizione di denari. E qua non si tratta di essere buoni o cattivi, di essere filo russi o filo americani, si tratta di essere filo italiani. E per noi è una posizione, non so se di destra o di sinistra, queste categorie vecchie, però per noi occorre combattere contro le sanzioni alla Russia, perché colpiscono moltissimo le imprese italiane. E occorre contestualmente combattere il terrorismo in forma totalmente alternativa. Gino Strada qualche giorno fa ricordava che nelle zone controllate dagli jihadisti non ci sono fabbriche di armi, qualcuno gliele vende. Ecco, il Movimento 5 Stelle al governo non venderà armi a terroristi né a paesi che sostengono indirettamente il terrorismo. Al contrario, investirà nella cooperazione internazionale, e quel milione che spendiamo al giorno ancora oggi in quell'intervento osceno in Afghanistan lo investiremo sostenendo un emergency che lavora per la sanità qui in Italia e in Afghanistan, oppure aumentando i finanziamenti alle forze di polizia, ai carabinieri, ai finanzieri, al Corpo Forestale dello Stato che ha combattuto contro i reati legati alla terra dei fuochi. Che cosa sta succedendo ultimamente? Che tagliano finanziamenti alle forze dell'ordine, ma non è una scelta di spending review. Cercano di indebolire le forze dell'ordine perché si stanno rendendo conto che ogni giorno gliene stanno arrestando uno. E il terrorismo è certamente un cancro, ma non si affronta con le bombe. Pensate che da quando è stata dichiarata guerra al terrore sono stati spesi oltre 4.000 miliardi di dollari, ma sono sorte nuove organizzazioni terroristiche a livello internazionale e sono aumentati i morti dei civili. Il terrorismo si affronta appunto con progetti di cooperazione internazionale, smettendo di vendere armi. Si affronta per esempio aumentando i fondi all'intelligence, in modo che possano controllare questo territorio, perché non si può tagliare sulla sicurezza. Si affronta anche togliendo delle armi di propaganda ai terroristi, una su tutte quel che avviene in Palestina. Ecco, il Movimento 5 Stelle al governo riconoscerà lo Stato di Palestina. Perché è giusto in primis. E poi riusciremo anche a togliere un'arma di propaganda al terrorismo.
Noi non siamo minimamente contro gli Stati Uniti d'America, però occorre oggi pensare che cosa sia diventata la NATO, perché un tempo era un'organizzazione di paesi nata con lo scopo della legittima difesa. E oggi notiamo che tanti interventi armati, mascherati da missioni di pace, vengono portati avanti dalla NATO. Allora una riflessione è opportuna farla, è molto opportuno farla. Perché evidentemente i conflitti non si possono gestire ancora nel 2015 esportando delle bombe. È evidente questo, è sotto gli occhi di tutti. Ripeto, questo non significa essere contro gli Stati Uniti d'America. Dall'America occorre anche imparare. C'è una stampa libera. Da quelle parti uno come De Luca non sarebbe mai il governatore della Campania. O un mentitore seriale come il Presidente del Consiglio, che era favorevole all'abolizione del finanziamento pubblico ai partiti e qualche giorno fa hanno contribuito a spartirsi 45 milioni di soldi nostri, tutti i partiti. Non sarebbe un presidente un mentitore seriale, perché le menzogne vengono colpite moltissimo dall'opinione pubblica nordamericana. Però qua si tratta di fare gli interessi italiani, perché siamo italiani. E occorre evidentemente sovranità energetica, sovranità politica, onestà. Un po' di onestà. Un po' di onestà. Le scelte di queste grandi potenze che ancora all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a distanza di 70 anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, hanno il diritto di veto, spesso sono esclusivamente dettate da interessi economici. Evidentemente le merci hanno più diritti degli esseri umani e anche per questo il Movimento 5 Stelle contrasterà quel trattato infame, il trattato di libero commercio tra l'Europa e gli Stati Uniti. Perché come diceva Don Lorenzo Milani, non c'è giustizia più ingiusta che fare parti uguali fra desiguali, e noi diritti li vogliamo dare alle persone, e prima alle persone e dopo alle merci. È questa la politica del Movimento 5 Stelle, le nostre idee legate all'autodeterminazione dei popoli. Noi non stiamo dalla parte dei dittatori, mai. Erano gli altri politici che baciavano le mani dei dittatori, ma è compito dei popoli sovrani destituire i dittatori, non delle bombe della NATO. Badate bene che è sempre una questione di soldi, eppure questi soldi non lo sono, dovrebbero essere un mezzo per vivere meglio, ma non il fine delle nostre esistenze. Se ci pensate, la cassa da morto con la cassaforte incorporata non l'hanno ancora inventata, e dobbiamo badare bene a tutti coloro che pensano che con i soldi si possa far tutto, perché evidentemente sono disposti a far tutto pur di fare soldi. Anche fare patti con mafiosi, farsi finanziare le campagne elettorali da lobbisti del petrolio. Accettare questi maxi finanziamenti ai quali poi occorre sempre rispondere, restituendo i favori quando si entra all'interno delle istituzioni. Quello che siamo noi è già un miracolo. Nessuno di noi in Parlamento ha dovuto dire signor sì a nessun grande finanziatore, ripeto. Noi facciamo gli interessi, sì, anche noi facciamo gli interessi di chi ci finanzia, ovvero di un popolo intero che ci ha finanziato, e faremo i vostri interessi, cosa che stiamo sempre facendo. E sappiamo perfettamente che occorre, sì, bombardare, ma bombardare la povertà, non i poveri. Perché se ci pensate, quando si bombarda con le bombe quelle vere, si bombardano i poveri. Invece con le nostre proposte di legge vogliamo bombardare la povertà, con il reddito di cittadinanza, che è una manovra economica. E non la vogliono approvare, uno per non dare atto al Movimento 5 Stelle di sviluppare delle soluzioni, ma soprattutto perché sanno che se venisse istituito il reddito di cittadinanza, un altro cancro dell'Italia, il voto di scambio, cadrebbe in un secondo. E alcuni soggetti politici senza voto di scambio non rimedierebbero neanche il voto dei familiari più stretti, perché i familiari più stretti non li votano in quanto li conoscono molto molto bene. Il Movimento 5 Stelle è tutto questo, ed è un sogno che si sta concretizzando grazie a Beppe, a Gianroberto, a persone eccellenti, e io sono molto orgoglioso di essere loro amico, e grazie essenzialmente al lavoro di tutti quanti voi,
Oggi vedete qualcuno di noi più conosciuto di altri, ma è qualcosa di passeggero. Dovete iniziare a riflettere sul fatto che tra di voi oggi qui ad Imola ci saranno i futuri ministri della Repubblica, i futuri sottosegretari della Repubblica, i futuri senatori, i futuri deputati. Perché no? Perché no? 3 anni fa, alle domande con le quali ho iniziato l'intervento, domande anche sacrosante, giuste, saranno in grado di fare opposizione? Saranno in grado di tagliarsi gli stipendi? Davvero restituiranno 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? Abbiamo risposto sì. Oggi la domanda che ci fanno, saranno in grado di governare? Metteteci alla prova. Metteteci alla prova. Rispetteremo la Costituzione, il mandato elettorale, rispetteremo il bene collettivo. Rispetteremo il popolo italiano, rispetteremo i diritti umani, difenderemo i vostri soldi, i soldi delle tasse dei cittadini, combatteremo le guerre vere che non sono al di fuori dell'Italia, ma sono qui in Italia, si chiamano appunto voto di scambio, dissesto idrogeologico, perché in questo paese si muore di pioggia, si muore di pioggia. E investiremo lì il denaro dei cittadini italiani per contrastare il dissesto idrogeologico, oltretutto questo produrrà nuovi posti di lavoro. Questo è il Movimento 5 Stelle. Siamo nati da poco e siamo ogni giorno più forti. Dovevamo sparire e siamo ogni giorno più concreti, più credibili. Sapevamo che sarebbe stato molto molto difficile, anche perché il potere non molla. Che pensavate, che sarebbe stato facile arrivare al governo di questo paese dopo anni e anni di corruzione, di infiltrazioni varie? Il potere non molla, lo sappiamo. Non molleranno mai, ma neanche noi, neanche noi. E vedremo alla fine chi resisterà di più, perché si tratta di resistenza anche in Parlamento. Che facciamo noi? Stiamo resistendo. Vedremo chi mollerà per prima. Siamo sicuri che noi non molleremo mai, perché siamo un popolo e quando qualcuno di noi sarà stanco ci sarà qualcun altro che gli darà una pacca sulle spalle, quelle che abbiamo ricevuto quotidianamente in questi giorni. Guardiamoci intorno e pensiamo all'Italia bella, quest'Italia normale in cui si riunisce una forza politica non in campagna elettorale e riempie delle piazze, in cui le forze dell'ordine non devono difendere i politici dai cittadini perché sanno perfettamente che noi sì abbiamo un'unica scorta, il popolo italiano, noi sì. Io chiedo di diffondere a tutti voi quelle che sono le nostre soluzioni, quella che è la nostra battaglia. Di andare e moltiplicarsi, moltiplichiamoci, lo stiamo facendo ogni giorno. Siamo davvero tanti, io sono fiero, orgoglioso di condividere questo sogno con voi. Non mollerò mai, non tradirò mai. E finché sarò un vostro portavoce, porterò sempre la vostra voce assieme a tutti i miei colleghi. Andiamo fieri, camminiamo a testa alta, siamo del Movimento 5 Stelle, la più bella idea che è nata in Italia. Grazie a tutti di cuore, grazie a tutti. Viva il Movimento 5 Stelle e viva il popolo italiano, viva il popolo italiano. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Onestà, onestà, onestà. Alessandro Di Battista.